Furto in panineria. Le volanti arrestano un 25enne con il registratore di cassa. È andata male a un rapinatore sfortunato che, dopo aver compiuto il furto, è stato beccato dagli agenti delle volanti, che hanno arrestato Roberto Breci, 25 anni, già conosciuto alle forze di polizia per il reato di furto aggravato. Il giovane, nella nottata scorsa, è stato sorpreso e bloccato da un equipaggio delle volanti in servizio di controllo del territorio con un registratore di cassa asportato poco prima da una panineria ambulante in via Pitia. Inoltre, agenti delle volanti hanno denunciato un uomo di 31 anni per aver violato le limitazioni della libertà personale cui è sottoposto. Ieri, agenti del commissariato di Noto, al termine di una celere attività di polizia giudiziaria, hanno arrestato Diego Vaccarisi, 48 anni, e Salvatore Rizza, 37 anni, già conosciuto dalle forze di polizia per il reato di furto aggravato di limoni. Gli stessi sono stati sorpresi mentre rubavano da un appezzamento di terreno in contrada Vendicare un grosso quantitativo di limoni Verdelli, il cui prezzo di mercato è di oltre 2 euro il chilogrammo. All'arrivo della polizia i due ladri erano ancora intenti nella raccolta degli agrumi e a pochi metri di distanza, occultata da un canneto, è stata rinvenuta anche l'autovettura adoperata per il furto, all'interno della quale gli agenti hanno trovato parte della refurtiva già sistemata in due grossi sacchi di juta per un peso complessivo di circa 400 kg. Gli agrumi sono stati restituiti al legittimo proprietario e i due arrestati posti ai domiciliari.